Nazione sarda, c'è un volto che è il popolo e c'è una parte della Sardegna che è il territorio, quindi questo, giusto per dirlo perché qualcuno non capirà, lo vorrà interpretare, non ci sono interpretazioni speciali, ma è proprio la sintesi della nostra nazione. Io vorrei passare la parola a Valeria per leggervi e per comunicarvi i nomi delle persone alle quali sono stati attribuiti degli incarichi del Consiglio nazionale. Sì, prima di cominciare a leggervi volevo presentarmi, io sono Valeria Fanari e vengo da Santa Teresa di Gallura, per cui come diceva Claudia, così è dal punto più estremo della Sardegna fino a qui. Perché adesso è arrivato il momento di unirci veramente nord e sud, perché la crisi non colpisce solo il sud, colpisce anche il nord. Stanno cercando veramente di annientarci con il costo dei traghetti, vengono già la crisi generale, per cui meno turisti col costo dei traghetti e cercano di deviare il flusso da altre parti d'Europa o da altre parti d'Italia, cercando di togliere quel po' di economia che c'è nel nord della Sardegna. Per cui dobbiamo, prima che ci distruggano veramente, dobbiamo svegliarci e unirci per lavorare tutti insieme, dal nord al sud. Io dico sempre una frase che di una canzone del dottor Dre, molti voi lo conosceranno, rap cagliaritano, che mi piace molto, e che dalla Gallura al Campidano dobbiamo alzare la voce, ma gridare, non alzarla, e darci una mano, perché siamo tutti nella stessa barca, e se non vogliamo affondare, se non vogliamo sparire come popolo, se non vogliamo che la nostra cultura sparisca, dobbiamo veramente svegliarci, nel nostro piccolo cominciare a lavorare tutti i giorni, parlando anche a chi non ci crede, un'idea di indipendenza. Invece io dico sempre, siamo 1.600 in tutta l'isola, siamo un quartiere di Roma, in un territorio grande come la Sardegna, con tutte le potenzialità che ha nell'agricoltura, nel turismo e nella pesca, gestendoci da soli, senza bisogno di nessuno, anche perché quelli che sono venuti non è che ci hanno portato, cosa ci hanno portato? La miseria. Io ci credo in Claudia, ma soprattutto credo nei sardi, che è ora di svegliarsi, come dicevano le donne, se non ora quando, dobbiamo ancora continuare a vedere suicidi, le aziende che falliscono, cosa dobbiamo aspettare, arrivare a vedere per svegliarci e per capire che a noi l'Italia non ci deve niente se non le entrate, i soldi delle nostre tasse, l'unica cosa che ci deve dare indietro. Grazie.